Eccoci qua, che ho attivato anche l'audio. Certo. Siamo in diretta. Vediamo quante persone ci sono. Comincia ad arrivare un po' di gente. È da tanto tempo che non facciamo più dirette qua con il gruppo TecnoZoo, quindi è ora di ricominciare. E abbiamo colto l'occasione, di nu nuovamente una diretta serale. In seguito alla collaborazione che è appena nata insieme al gruppo Gallagher. Noi di TecnoZoo siamo specializzati sull'alimentazione delle vacche da latte e tutti gli animali da reddito. In questo caso parliamo soprattutto di vacche e di altri animali, come le capre, per esempio, o le pecore, ecco, che possono essere interessate a questo tipo di argomento. Io sono Giuseppe Barbieri, di TecnoZoo, e collegato insieme a me c'è Victor di Gallagher. Lui è un esperto proprio di recinzioni. Tant'è che questa mattina abbiamo fatto uno scambio di opinioni, ci siamo telefonati per capire come organizzare un po' la serata e veramente mi ha spiegato delle cose che io non sapevo assolutamente. Nel mio ideale, il discorso delle reti elettrificate era quello di contenere gli animali, no? Girando per allevamento tutti i giorni, quello che vedo spesso è che magari alcuni allevatori fanno un paddock esterno per contenere le vacche, soprattutto, no? Le asciutte, le manze, oppure le reti vengono utilizzate per contenere gli animali al pascolo anche in zone montane, visto che l'Italia comunque è molto eterogenea da questo punto di vista. Passiamo dalle montagne delle Alpi, quindi pascoli, alle pianure della pianura padana e poi trovando ancora gli Appennini più in basso, quindi c'è veramente di tutto. E l'impiego delle recinzioni elettrificate è davvero interessante per tutti, non solo per contenere gli animali, ma anche per proteggersi da quelli esterni. Ecco, Gallagher è veramente la ditta primaria in questo settore. Io, come ripeto, non sono esperto di reti elettrificate, ma Victor mi ha delle indicazioni davvero, davvero interessanti. Abbiamo preparato una piccola presentazione che Victor potrà condividere qua in diretta. Se ci sono delle domande, fatele pure qua in chat. Intanto controllo se arrivano dei commenti, delle domande. Fatele pure in chat. Io cercherò di riproporle a Victor, che non le vede magari direttamente. Io ti cederei la parola, Victor. Sei pronto? Grazie, buonasera a tutti. Scusami per il mio italiano, non è perfetto. Come dire, ecco, non ho specificato che Victor non si occupa solo dell'Italia, ma si occupa di diversi paesi, la Francia, lui la Svizzera e anche Della l'Italia, Svizzera. giusto? Ti correggo, mi correggi se ho detto una cosa imprecisa. Sì, sono francese, ma abito in Svizzera, lavoro per Gallagher per la Svizzera francese e italiana e anche adesso per l'Italia. E allora facciamo un po' una piccola presentazione. Allora, questo. Ok, per capire un po' la recensione, allora dobbiamo iniziare dall'inizio. E per capire la recinzione elettrica dobbiamo avere differenti punti molto molto importanti per ogni animale. La prima cosa è l'elettrificatore. Dobbiamo avere un elettrificatore con una buona potenza e che cosa ho bisogno per contenere gli animali all'esterno o all'interno. La seconda cosa è il filo. Perché se abbiamo un filo di bassa qualità, il problema è che abbiamo una grande perdita su tutta la recinzione. E allora è molto importante di avere una qualità sufficiente per avere una bassa resistenza e avere
l'elettricità su tutte le recinzioni, avere la tensione su tutte le recinzioni. E l'altra cosa molto importante è la messa a terra, perché abbiamo bisogno di messa a terra per chiudere il circuito. Se non abbiamo la messa a terra, allora l'elettricità non può andare nell'elettrificatore e chiudere e avere la scorsa. Per capire, la messa a terra è molto molto importante, perché se abbiamo una recinzione di 20 km, l'elettricità deve andare sul terreno e andare direttamente alla messa a terra per chiudere il circuito. Così è un po' per capire la recinzione elettrica. Dopo abbiamo molte molte possibilità per fare la recinzione elettrica. Per trovare un elettrificatore, un filo, una recinzione completa, dobbiamo sapere molte cose. La prima cosa è quanto in alto, e guardiamo che abbiamo molte possibilità con differenti animali. E quali animali ho bisogno per capire? Perché possiamo avere volpe, cerve, cinghiale, lupi, ma anche conigli, piccoli animali, e contenere gli animali all'esterno o all'interno, ho detto prima, e quali animali. Perché abbiamo la possibilità di trovare una soluzione per avere differenti animali, contenere gli animali all'esterno, perché vediamo che se abbiamo un filo di 20 centimetri, 40, 60, 90, possiamo contenere lupo, volpe, cane, cinghiale, luntre, anche castore. Allora dobbiamo solo capire anche un po' quali animali abbiamo un problema con quali animali. Allora, quando abbiamo parlato con Giuseppe di animali selvatici, ma lontre, per esempio, o cinghiale, ho pensato a un prodotto che funziona molto bene, molto facilmente a utilizzare, e costa non troppo, perché sappiamo che possiamo utilizzare la rete. Il problema è che con la rete abbiamo molti punti di perdita, perché quando tocchiamo il terreno abbiamo una grande perdita. Allora abbiamo bisogno di un elettrificatore con grande potenza, e al fine non funziona mai bene, perché per un lontre va bene, ma se dopo abbiamo un problema con un cinghiale, e abbiamo anche un problema con le volpe, perché le volpe va a fare un buco all'interno della rete, se non ne basta di elettricità. Allora dobbiamo trovare una soluzione che possiamo avere per contenere gli animali all'esterno, piccoli come tasso, castore, lontre, ma anche cinghiale, lupi, volpe, capriole, cerve. Un po', ma il problema è che non abbiamo una soluzione per avere 130 centimetri se abbiamo un cervo di 130 centimetri. Allora possiamo parlare un po' di smart fence. Il smart fence, per capire, è quattro fili, 20, 40, 20, 40, 60, 90. Possiamo mettere differenti possibilità, se 20, perché per il cinghiale, per esempio, abbiamo bisogno di almeno 20 centi, 15, ma penso che è un po' complicato quando abbiamo un po' di erbe, dell'erba, o è complicato di mettere 15 o 10 centimetri. Allora possiamo mettere un po' più alto. Ma per capire, abbiamo bisogno di trovare una soluzione non troppo basso, perché se è troppo basso è complicato, ma non troppo alto, perché tasso,
il tasso, la lontra va a passare sotto. Allora dobbiamo trovare una soluzione. Per esempio, lavoriamo per lupo anch'io. Vediamo che lupo non sa saltare, non è l'istinto, è come il cane, ma sappiamo che se è 30 centimetri ogni volta il lupo va a passare sotto, perché va sotto, va a toccare il pelle e va a sentire meno, perché il pelle è molto molto grande, e dopo passa. Ma se abbiamo 15 centimetri o 20, sappiamo che 20 è perfetto, perché va a toccare con il naso e va a prendere la scorza. E allora sappiamo che non abbiamo bisogno di avere un metro, due metri, abbiamo bisogno di al massimo 60 centimetri. Allora con il smart fence abbiamo 20, 40, vediamo che sull'immagine vediamo 15, 30, 50 e 90. Possiamo cambiare, possiamo mettere 20, 40, 60, 90. E per la lontra o castore è la stessa cosa, perché la lontra va a passare, penso che 20 centimetri, 15 centimetri è perfetto. Allora vediamo che possiamo contenere gli animali come la lontra, castore, cinghiale, lupo, volpe anche, ma volpe è un po' più difficile perché normalmente è molto intelligente e può saltare, non lupo normalmente, molto intelligente, ma non salta. E dobbiamo trovare una soluzione economica anche, perché non possiamo avere tre o quattro recinzioni differenti, perché abbiamo quattro o cinque animali differenti. Allora penso che vediamo che il smart fence è molto facile, 5 minuti per utilizzare. Abbiamo 100 metri, allora quattro fili di 100 metri, e è molto facile a utilizzare, è un filo. Allora conduttibilità è 10-100 volte di più con la conduttibilità. Utilizziamo un filo di grande qualità e una grande differenza con una rete, perché prendiamo un esempio, se utilizziamo una rete possiamo avere una 100 o 1000 volte di differenza per la conduttibilità. E se prendiamo 50 metri per una rete, non abbiamo un grande problema, perché prendiamo un rettificatore con una grande potenza e va bene. Ma il problema è che se abbiamo bisogno di mettere, non lo so, 10-20 rette per fare la protezione di tutto il parco o la protezione, abbiamo bisogno di un filo che ha una buona conduttibilità, così non abbiamo bisogno di comprare un apparecchio di una grande grande potenza, possiamo comprare un buon filo e così possiamo trovare un elettrificatore che va bene. Victor, sì? Victor, certo. Posso interrompere e farti una domanda, no? Nella pianura padana, adesso ci stiamo apprestando tutti alla semina del mais, chi ha seminato, chi seminerà. Uno dei problemi più grandi sono le nutrie nelle parti più basse, dove ci sono tanti canali, e i cinghiali, oltre ai caprioli. Quindi tu mi stai dicendo una cosa per me nuova, cioè il tener fuori anche animali tipo la nutria, che è un flagello in alcune zone, no? O il cinghiale. Ecco, noi riusciamo a farlo anche quindi con questo smart fence, dici? Quindi, giusto per fare il riassunto, questo è è un kit, tra virgolette, cioè lo smart fence è facilmente installabile e efficace contro questi animali, insomma, con un range ampio di animali, ho capito bene? Esattamente, e vediamo che è una cosa molto facile da utilizzare. Mettiamo il primo picchetto e dopo abbiamo 10 picchetti all'interno e possiamo mettere 100 metri. Se abbiamo un terreno un po' difficile, perché in collina o in montagna è un po' difficile, possiamo mettere
picchietto in plastica a merda, così possiamo avere un po' più per essere a 15 centimetri su tutto il terreno. E per esempio, hai parlato delle nutrie e esattamente dobbiamo trovare, non abbiamo qualcosa solo per la nutrie, dobbiamo trovare una cosa per contenere gli animali all'esterno. Sappiamo che la nutrie passa sotto, allora dobbiamo trovare una recinzione che non è troppo bassa, perché se tocca l'erba la perdita è grandissima e non funziona, allora la nutria va a passare, ma dobbiamo non essere a 30 centimetri, perché se è a 30 centimetri è troppo alto. Allora dobbiamo trovare una soluzione che fa metà metà, e vediamo che questo apparecchio prodotto e quattro fili possiamo contenere molte molte animali. E Io una adesso, cosa. Vittor, sto guardando qua, no, nella slide che hai condiviso, no? E sto vedendo, quindi lo Smart Fence è in quattro, cioè noi abbiamo l'elemento base che è 100 metri, e poi ne possiamo unire più di uno per poter coprire una circonferenza maggiore. Capisco bene, te lo chiedo proprio perché non ho capito, non lo so. Eccomi Allora, qua, vedo due Smart Fence, 200 metri, poi 300, 400. Cioè, quindi io ah, allora aumentando il numero di Smart Fence. sì, perché possiamo in sfida lavoro con un distributore che ha pecore, pecore e capre e utilizza 10 smart fan per stesso pargo, perché è possibile di collegare le smart fans insieme e vediamo che. Per cambiare la rete, perché vediamo che non ho bisogno di avere un elettrificatore grandissimo, perché con questo prodotto va molto bene di avere un elettrificatore. Vediamo che, per esempio, questo 4 smart fence, 400 metri di lunghezza con 4 fili di 100 metri, vediamo che non abbiamo bisogno di una grande potenza per lupo o per cinghiale. Con questo possiamo avere questo apparecchio S200 e non abbiamo bisogno di una grande potenza. Se utilizziamo 400 metri di rete, abbiamo penso il doppia o il terzo di potenza dell'apparecchio. Costa 3 o 4 volte di più perché abbiamo bisogno di una potenza più alta, ma non vuol dire che va a funzionare meglio, perché se abbiamo una grande perdita con la rete, va nel terreno e all'inizio e alla fine abbiamo niente. Allora il cinghiale va a passare. Quindi zona, mettiamo un esempio, no? Zona di collina dove è seminato una qualsiasi coltura, dove però il cinghiale è un flagello. Non è possibile spendere tanti soldi, perché poi ci vuole sempre un ritorno economico, quindi bisogna trovare un sistema abbastanza economico. Tu mi dici, questo potrebbe essere la soluzione giusta, insomma, 100, 200, 400 metri, ecco, fa già un buon appezzamento, ecco, quindi si riescono a fare delle recinzioni efficaci a basso prezzo, anche per esempio per tenere fuori i cinghiali in questo caso, ecco. Esattamente, ma per capire il smartphone, perché se prendiamo una rete di buona qualità, una buona conduttibilità, oggi, scusa, parlo in svizzero, francese, ma possiamo parlare in euro, è 150 € almeno per avere una rete di 50 metri di buona qualità. Perché Sì. possiamo utilizzare una rete a 80, 90 euro, ma penso che non funziona, non va bene perché la conduttibilità è molto molto bassa e dopo se abbiamo un cinghiale, un lutra che è all'interno nel mais, penso che è una grande perdita di soldi per il contadino. Certo. Ma per capire, il smart sense è meno caro, è più economico che una rete. Perché per esempio, allora abbiamo parlato di una rete di 150 euro, di 50 metri, allora fa per 100 metri 300 euro. Ok? Questo è 270 euro, è 30 euro di meno.
Allora è molto, molto economico perché quattro fili, molto facile da utilizzare, non abbiamo bisogno di comprare un apparecchio molto potente. Allora al fine è molto più economico. E vediamo che, per esempio, per il lupo, vediamo che in Svizzera, quando utilizziamo bene e non abbiamo un problema nella recinzione, non abbiamo attacca del lupo con questo apparecchio, perché abbiamo una protezione globale e arriviamo a lavorare con animali esterni. È molto importante di dire che vogliamo avere la potenza per dire attenzione, questa zona è pericolosa per gli animali, ma non è pericoloso per la salute, perché per capire, la rete è anche pericoloso per gli animali selvatici, perché se capriola o un altro animale va a essere nella rete, vediamo che in Svizzera è molto complicato perché abbiamo problemi per la vita degli animali, perché non siamo solo, lavoriamo anche con la natura e con altri animali e dobbiamo avere un sistema che fa la protezione, ma non uccida piccoli uccelli o la flora e tutte le cose, la fauna. Sì, quindi bisogna trovare il prodotto giusto per l'impiego, giusto, insomma, ecco, perché nel momento in cui troviamo il prodotto corretto, siamo sicuri del risultato, e anche ad un prezzo corretto, ecco, in maniera tale che possa essere calibrato in base alla zona, in base alla cultura da proteggere, o gli animali da proteggere. Ecco. Sì. Ecco, questa cosa qua della rete è interessante perché così nella mia visione, fino a poco tempo fa, quando non mi ero interessato di questo tipo di recinzioni, vedevo la rete come lo strumento così più veloce per fare dei recinti. E invece tu mi spieghi adesso che anche con quattro fili molto più snelli abbiamo anche dei vantaggi. Ecco. Dipende proprio tutto dalla qualità del filo che viene impiegata, perché la conducibilità, ecco, fa la differenza. Esattamente, è solo la cosa a capire che non è una rete, non dobbiamo lasciare nella macchina, è una cosa che dobbiamo fare attenzione per la gestione, ma è solo la cosa principale, il problema è a fare capire che funziona molto bene, ma è molto più che la rete. E penso che il problema è noi, pensiamo che non è una buona barriera fisica, sì, assolutamente è una barriera fisica, ma la cosa principale a avere per una recinzione elettrica è essere una barriera psicologica. E con la rete è solo una barriera fisica per uomini, ma per animali è fa niente, se non ha corrente, se non sa l'elettricità va andare una volta va bene, ma l'altra sera il vostro mais, il vostro parco, i vostri animali sono fuori perché tutto è il problema. Dobbiamo avere una barriera psicologica. Quindi barriera psicologica, molto spesso io parlo con allevatori, no? E tutto il giorno, direi la verità, più che molto spesso, tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni. Quindi a volte proprio il dubbio che hanno, adesso non parliamo magari del discorso di protezione degli animali, ma fare il recinto, no? Molto spesso dicono, ma magari lasciare le vacche fuori, le asciutte, mi porterebbe dei vantaggi, però sai, ho paura perché non mi fido, insomma, questo filino qua che mi tiene dentro, questi bestioni da 7 quintali, dice se succede qualcosa la vacca cosa vuoi mai, mi travolge tutto e mi rompe tutta la recinzione. Però tu mi stai dicendo una cosa molto interessante perché ogni impianto deve essere dimensionato e strutturato per l'obiettivo che noi ci poniamo. Quindi se ha la Esattamente. tensione giusta, l'animale prende la scossa, la seconda volta non ci va più, sia in entrata che in uscita, quindi se Esattamente, e non è solo un filo, perché vediamo fuori ogni volta mettiamo anche il mio padre ha una fattoria, ma utilizza solo in Francia, utilizza solo un filo, ma non va bene perché un filo è molto pericoloso. Se abbiamo la strada o qualcosa, normalmente almeno due fili. E vediamo che qua
Con quattro fili è molto, molto più facile. È la stessa cosa se avete problema con i cani, gatti o altri animali o anche persone, perché se camminiamo, se siamo in un parco nazionale e vogliamo avere una zona molto con protezione, con quattro fili è impossibile andare all'interno. Allora, contenere gli animali e anche persone all'esterno è molto, molto facile da utilizzare, 100 metri è molto facile da fare per le manse o se dobbiamo essere fuori le manse, 100 metri possiamo fare un piccolo parco, un cavallo, possiamo fare molte, molte cose. Grazie. Prego. Hai ancora qualche cosa sulla presentazione? Io non ricordo bene com'era la tua presentazione. Ah, no, abbiamo parlato, sì, Ok, animali. sì. Ecco, no, per quanto riguarda invece, quanto riguarda praticamente l'alimentazione di questi impianti, come c'ho un problema qua sul computer che suona. L'alimentazione di questi impianti, cosa abbiamo? Vedo dei pannelli solari, delle batterie, come funziona? Allora, io ho preso questo apparecchio perché per me, io penso che la gamma solare è la gamma la più vendita nel mondo per Geiger e penso che in Italia è il futuro. Il problema è che per la gamma solare oggi in Italia il mercato è un po' complicato perché vediamo apparecchio molto vecchio, molto complicato a utilizzare e non funziona molto bene. Perché è un grande pannello solare, abbiamo una batteria di 12 volte, molto grosso e pesante. Ma qua con questo apparecchio vediamo che funziona molto bene, è molto facile da utilizzare. Abbiamo due modi, un modo per animali selvatici, allora durante la notte va a essere più forte e durante la giornata un po' più meno, perché se abbiamo un problema la notte così possiamo cercare qual modo. E utilizzare è un modo intelligente, va a caricare solo se ha bisogno di un po' più di sole, va a prendere un po' più di tempo per caricare la batteria. E questo modo è molto molto intelligente, facilmente da utilizzare. E vediamo un'altra cosa che durante 3 settimane, se non abbiamo il sole, funziona ancora 3 settimane. Allora, penso che per l'Italia, vediamo in Svizzera, ogni contadino lavorano con questo e ho visto nella montagna contadini che lavorano, quando un contadino ha comprato uno ha comprato sette per ogni pascolo, perché è molto facile, molto, molto veloce, solo la cosa un po' difficile è roba. Perché è bello, va bene, ma abbiamo differenti possibilità di mettere a un albero a toccare, abbiamo differenti possibilità. Ma penso che oggi avere una batteria di 12 volte più l'apparecchio più un pannello solare va bene se è fisso. Ma normalmente un apparecchio solare non è fisso, è mobile. Dobbiamo prendere un altro parco e dobbiamo andare e allora sì, è più per capire. La batteria è già all'interno, una piccola batteria di 12 volte che va molto bene con un pannello solare e vediamo che funziona anche in Irlanda, in Inghilterra. Allora penso che in Italia non è un problema. Certo. Ecco. Quindi, nel caso pratico in cui un agricoltore, un allevatore volesse fare un recinto, no, per contenere degli animali, i dati che ci servono cosa sono? Mi sembra di aver capito. Allora, mi serve il diametro dell'appezzamento, giusto? Quindi dobbiamo capire quanto lunga deve essere la nostra recinzione, quali animali dobbiamo respingere o contenere. E poi cosa mi serve? Mi serve anche capire se la recinzione è mobile o fissa, giusto? Abbiamo diverse soluzioni in base a
a quando deve rimanere impiantato sul terreno l'impianto, e l'altra cosa è l'alimentazione, se si può collegare direttamente alla rete dell'azienda o se è isolata in campagna, in un campo. Quando noi Esattamente. abbiamo questi dati, noi possiamo strutturare un impianto ad hoc che siamo sicuri funzionerà. Esattamente, sì, hai detto tutte le cose. Sì, dobbiamo solo capire, sì, fisso, mobile, quale animali, ma l'animale non è più importante. La prima cosa, ho detto prima, è quale elettrificatore, se possiamo utilizzare la rete, la batteria 9 volte, la batteria 12 volte, la gamma solare, abbiamo molte possibilità. E dopo filo, che cosa ho bisogno? Un filo fisso, un filo di fera con grande contabilità perché è fisso durante 30 anni. Abbiamo la prima recensione che è fatto di Geiger in Svizzera a 50 anni e non ha è la stessa cosa. Non abbiamo cambiato niente. E allora, se vogliamo avere una recensione elettrica fisso nel tempo, possiamo, o allora mobile. Oggi questa sera abbiamo parlato della smart fence perché era mobile per il mais o per le colture e dobbiamo avere qualcosa di mobile perché ogni anno è un parco differente. Ma dobbiamo anche capire questo. E dopo la messa a terra, anche perché il terreno è molto importante, perché se è la montagna abbiamo pietri o molte cose che il terreno non è molto buono, allora dobbiamo capire quanti picchetti devo mettere. Solo per capire un esempio, se utilizziamo un elettrificatore fisso, normalmente la messa a terra dovrebbe essere almeno 3 picchetti di 2 metri di profondità. Un primo a 3 metri dell'apparecchio, dopo il secondo a 3 metri, 2 metri di profondità e un altro di 2 metri di profondità. Il nostro apparecchio con la più grande potenza utilizziamo 24 metri di messa a terra. Utilizziamo 8 picchetti di 2 metri di profondità e ogni 3 metri abbiamo un altro picchetto. Allora dobbiamo capire che ogni recensione è differente. Possiamo comprare un apparecchio meno caro su internet, possiamo comprare un filo molto economico, ma alla fine dobbiamo avere una recensione che lo capisco che abbiamo ogni persona ha un budget e così è molto importante di dire ok, ho un budget, non lo so, di 400 euro per fare questa recensione. Che cosa posso fare? Perché possiamo comprare un apparecchio di 400 euro e utilizzare solo 50 euro per il filo e la messa a terra, ma alla fine non va a funzionare. Allora possiamo dire, ok, guardiamo per 200 euro un apparecchio e che cosa possiamo utilizzare? Un filo e dopo abbiamo la recensione completa e funziona durante 5-7 anni, perché i nostri apparecchi sono 7 anni di garanzia. E normalmente una recinzione, il filo è 5 anni di garanzia, allora alla fine è un po' più caro all'acquisto, ma è molto più economico sul tempo. Ecco, quindi giusto per riassumere, io una cosa mi vorrei portare a casa da questa serata, no? Da questo breve incontro allora io ho capito una cosa di certo, che ho a che fare con un professionista che sa benissimo come strutturare questi impianti, che le cose lasciate al caso e all'improvvisazione, e la recinzione, come tutto insomma, e anche le recinzioni lasciate al caso e all'improvvisazione non daranno risultato, ma se ben impiantate sicuramente daranno risultato. Me lo spieghi adesso tu con la massa a terra, è una cosa fondamentale. Io da ignorante non avrei mai potuto pensare di dare così tanta importanza a un fattore di questo tipo. Quindi è il giusto prodotto per le nostre esigenze, per ottenere i risultati che noi ci aspettiamo. Quindi inutile spendere poco e non avere risultati, spendere il giusto in maniera proporzionata per avere il massimo dell'efficienza e del risultato che vogliamo, insomma, ecco, perché gli animali devono stare o dentro o fuori dalla recinzione, dobbiamo essere sicuri. Eh Se sì, perché qualcuno ha
ha delle domande da fare, noi siamo qua. Se no, potete comunque fare riferimento a Tecnozoo. Tecnozoo ha diversi agenti sul territorio, siamo parecchie decine, forse centinaia, quasi un centinaio di agenti in giro, sparsi per l'Italia e per il mondo. In questo caso parliamo di Italia. Quindi potete fare riferimento ai vostri referenti di zona che poi vi metteranno in contatto con Victor o comunque con gli esperti in Tecnozoo, appunto per dimensionare in maniera corretta l'impianto senza fare spese inutili o casuali, insomma. Quindi sapere, come dicevo prima, la dimensione dell'attrezzamento da recintare, quale tipo di animali vogliamo contenere oppure respingere, capire se la recinzione è fissa oppure mobile. E l'alimentazione dell'impianto se è vicino all'azienda oppure se deve essere autoalimentato con un pannello solare, una batteria e quant'altro. Questi qua sono i punti fissi. E stabiliti questi punti fissi, siamo sicuri di ottenere il risultato. Quindi siamo in una botte di ferro, sicuramente con un partner di elevatissimo valore. Io ti ringrazio, Victor. Prego, grazie a voi. Per la Grazie presentazione, avremo modo di collaborare in futuro. Questo cinghiale qua sullo sfondo che è un po' inquietante, non so a tutti. Utilizza lo smart dance. ecco, facciamo conto di avere anche una recinzione in mezzo tra me e lui, che rimarrei più tranquillo. Insomma, tu sul bianco dietro stai meglio. Prossima volta cambiamo animale. La prossima volta mettiamo qualcos'altro e capiamo come fare per respingerlo o contenerlo. Magari una vacca che è più tranquilla, ok. Che è un animale mansueto. Va bene, Victor, io interromperei la diretta e ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi e alla prossima volta. Ecco, Grazie mille. grazie. Buona serata, Buona serata, grazie. ciao. Ciao, ciao.